possibilità alla nostra organizzazione, al nostro movimento di occupazione, di poter far parte di una rete così grande a difesa dei diritti umani che ogni giorno vengono violati anche in Sardegna. A nome della nostra organizzazione, vi lasciateci entrare. Il mese scorso ci siamo recati nei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle prefetture di Cagliari e di Sassari. Il nostro malgrado la prefettura di Cagliari ha ritenuto un supplemento di verifiche per autorizzare l'accesso di avvocati e attivisti, e tuttora non abbiamo avuto notizia della conclusione di questo iter, però sul territorio della prefettura di Cagliari permangono delle situazioni di criticità del sistema di accoglienza, con dei grossi centri di accoglienza straordinaria all'interno della città e nel regione più remoto della provincia, in ex villaggi minerari del Surgis, ad esempio a Marcao, dove appunto ci sono dei minori stranieri non accompagnati in promiscuità con gli adulti, dove le donne sole vengono messe in centri con tantissimi uomini in ambienti degradati. Quindi si tratta di situazioni al limite che non sono gestite per mancanza di professionalità sul territorio, per mancanza di coinvolgimento degli enti locali che spesso e volentieri si lavano le mani delle varie situazioni. Ma la situazione più drammatica è quella che abbiamo incontrato nei centri di accoglienza della prefettura di Sassari, nel nord della Sardegna. Anche qui la prefettura non si è degnata di rispondere, tantomeno siamo riusciti a capire chi sia il responsabile della rimigrazione, visto che sul loro sito la posizione al momento è vuota. Ma abbiamo avuto modo di visitare in particolare due centri di accoglienza, uno alle porte di Sassari, nella zona industriale, un ex ristorante adibito al centro di accoglienza dove sono ospitate un centinaio di uomini, anche minori, in una zona totalmente degradata, lontana da tutti i servizi, zona nella quale si è stanziata la comunità cinese e nella quale comunque avvengono altri traffici, in particolare quelli della prostituzione in tutte le zone circostanti. In questa struttura l'unica cosa che c'è passa forse a norma era la cucina, in quanto limitata al ristorante, le stanze sovraffollate, abbiamo avuto modo di vedere una infermeria improvvisata in una sala di un ristorante con dei separé, a fianco c'era una piccola palestra con una sala pesi, nessun controllo degli accessi, il fatto che appunto la palestra richiami tanti richiedenti asilo dalle altre strutture per poter soffrire gratuitamente, la dice lunga sul fatto che manchi davvero una pianificazione e un'organizzazione di questi servizi, soprattutto nel nord della Sardegna. La situazione più sconcertante è stata alle porte di Porto Torres, dove ai margini della statale 131 un'ex discoteca è adibita al centro di accoglienza straordinaria con 76 letti a castello nella pista da ballo e con i privé adibiti a strutture a volte per mangiare, altre volte per colloquiare e per passare il tempo libero, dove però l'organizzazione che gestisce questo centro di accoglienza ha avuto la cortesia di installare dei banner su tutte le porte interne con delle scritte molto belle, in marketing, insomma, pubblicità non è riuscito, ma una struttura totalmente inadeguata all'accoglienza delle persone, dove la privacy e la riservatezza non esistono per i richiedenti asilo. Una situazione più grave che sento di denunciare è quella relativa a Piazza Matteotti a Cagliari, la piazza principale davanti al municipio, dove c'è la stazione ferroviaria Trenitalia di Turnam, vicino al porto. Una piazza di proprietà delle ferrovie, ma di fatto abbandonata da diverso tempo, non ha manutenzione, è sempre stata una piazza del centro città dedita a traffici di varia natura, abbandonata dalle istituzioni e da fine 2012 il luogo di incontro di rifugiati, richiedenti asilo e profughi in transito o espulsi dal sistema di accoglienza. Oggi, in queste ultime settimane, è tornata al centro della ribalta per le ennesime provocazioni parlamentari del deputato Mauro Pili di Unidos, che ha fatto un esposto all'azienda sanitaria locale della Procura per la presenza di profughi che sono lì accampati tra materassi e cartoni nel cuore della città. Il nostro presidio si è sempre occupato, sin dal dicembre del 2012, dei profughi in transito per la piazza, dove c'erano
eritrei che erano in fuga dal centro di accoglienza dall'ex CARA che era sito all'interno dell'aeroporto di Elmas, e ne aveva determinato anche la chiusura per alcune ore proprio per le fughe dei richiedenti asilo, che rifiutavano di dare le impronte. Da quel momento la nostra organizzazione ha cercato di dare una mano a tutte le persone che erano in transito su quella piazza, anche ai rifugiati politici, persone che hanno appunto ottenuto lo status di rifugiato ma non sono mai state più volte in percorsi di autonomia, e questo ha fatto sì che con l'ottenimento della protezione internazionale venissero meno tutti quei servizi di accoglienza, e si sono appunto ritrovati buttati in mezzo a una strada a ridosso delle festività di fine anno con un biglietto per Civitavecchia per o 50 euro di buonuscita per fare accattonaggio, fondamentalmente, visto che non erano stati inseriti in nessun percorso di inclusione. Abbiamo denunciato questa situazione, che comunque si è ripetuta nel corso del tempo. Vogliamo denunciare il fatto che oggi le istituzioni continuino a lavarsi le mani, nonostante i ripetuti allarmismi. Siamo arrivati a ospitare in quella piazza anche un centinaio di persone. Ci dispiace che anche l'unica politica di una giunta che si considera di sinistra, a livello perlomeno comunale amministrativo, abbia avuto come uniche parole quelle della destra estrema, ovvero quella di mandare via le persone che qua non devono più restare. Quindi voglio sottolineare questo, la mancanza di programmazione delle istituzioni non solo nell'accoglienza, ma anche in tutta quella serie di effetti collaterali dell'accoglienza delle persone in un'isola. In particolare, chi vuole abbandonare la Sardegna senza dare le impronte per raggiungere altri paesi europei e non è uno del non è cittadino privilegiato di chi ha diritto alla relocation, deve affidarsi ai trafficanti che nel cuore della città per 200 euro vendono delle carte di identità false. Sono professionisti della criminalità organizzata che arrivano con le navi del trasporto pubblico da altre regioni d'Italia, arrivano qui in Sardegna per fare dei profitti sulla pelle degli ultimi. Questo coinvolge anche i minori che sono accolti in alcune strutture delicate e che poi vengono fermati nei porti della Sardegna con i documenti falsi, e per questo vengono denunciati e ovviamente fanno l'iter del fotosegnalamento al quale cercavano di scappare. Un'altra questione importante è quella della protezione internazionale, perché solo da 2 anni circa è presente una commissione territoriale che ha la competenza sulla Sardegna per le domande di asilo. Prima era una sezione staccata dalla capitale, che quindi lavorava pochi giorni alla settimana. Abbiamo avuto modo di assistere diversi richiedenti asilo che hanno visto un diniego della loro situazione con motivazioni assurde, ovvero quello del non essere abbastanza convincenti. Abbiamo visto delle domande davvero lesive dei diritti delle persone, delle loro storie. Abbiamo visto chiedere a dei rifugiati, dei richiedenti asilo omosessuali per quale motivo non frequentassero il locale LGBT della città, per quale motivo non si fossero innamorati di nuovo al loro arrivo. Abbiamo visto delle interviste con delle traduzioni ovviamente non attendibili, perché gli stessi richiedenti asilo che non parlano l'inglese o il francese non hanno la possibilità di esprimersi nelle loro lingue locali per la mancanza di interpreti. E la cosa forse anche più paradossale è che chi oggi ha un diniego può fare un ricorso al Tribunale di Cagliari e avere la sua prima udienza nel 2020, una garanzia di poter restare sul territorio nell'accoglienza per quasi 4 anni, che forse è una sicurezza maggiore del ricevere un titolo di soggiorno per essere messi su una strada. Manca appunto la collaborazione delle istituzioni. L'appello che come territorio della Sardegna facciamo è quello appunto che innanzitutto i comuni si inseriscano nei progetti SPRAR. L'ultimo bando in Sardegna è andato praticamente a deserto, ha avuto soltanto 2 nuove aperture su altre 3 già esistenti, quindi molto poche rispetto ai 370 comuni della Sardegna e alle 4 province che comunque tutta la permanda, anche se è in una fase di voto normativo, come l'esperienza dello strada della provincia di Cagliari che ormai è aperto da 8 anni. A questo abbiamo l'assurdità dell'ANCI della Sardegna, che invita i suoi stessi comuni a partecipare all'accoglienza, ma i sindaci che comunque snobbano questa grande opportunità di accoglienza integrata se